Ed eccoci qua all'imprenditore e gli altri, terza puntata. Oggi vi presento velocemente il nostro direttore Gianluca Fabri. Buonasera, e buonasera. Il nostro rettore. Buonasera, Bandecchi. Rettore, oggi lo vedo senza giacca e senza cravatta. Oggi, sì, oggi è una cosa licenza. Strana. Perché così il caldo? Oggi è caldo. Perché così velocemente? Perché voglio collegarmi così, tanto per iniziare, ne parleremo poi tra un'oretta. Ma intanto voglio avere notizie fresche da Israele, da Tel Aviv, e quindi ci colleghiamo con Massimo Lo Monaco, inviato dell'ANSA a Tel Aviv. Buonasera Lo Monaco. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Buonasera. Quali sono le notizie? Qual è l'aria che si respira in questo momento a Tel Aviv? È un'aria decisamente non buona. La situazione si sta, come dire, ancora più aggravando, non solo sul fronte con Hamas a Gaza, ma anche con il Libano, sul fronte nord di Israele, perché da oggi pomeriggio si stanno ripetendo scambi di colpi d'artiglieria, prima partiti dal Libano, con la risposta di Israele. Quindi, come diciamo, dire, che l'attacco anche in questo caso arriva dal Libano. Sì, assolutamente sì. Sono sempre più punzecchiature che prima o poi diventeranno, spero di no, ma insomma tutti gli indizi indicano che possono diventare qualche cosa di più grave. Le ultime notizie vere, a quanto sono arrivati i morti israeliani? I morti israeliani sono oltre 900. Oltre 900 e ancora, mi sa che ci saranno altre sorprese. Sì, ancora ci saranno altre sorprese perché ancora non si sono trovate tutti i corpi. E poi c'è il dramma dei 130 ostaggi presi da Gaza, presi da Hamas e portati a Gaza, con storie assolutamente incredibili. E il paese su questo trattiene il fiato e si è indurito di fronte alle immagini che scorrono, ecco, quelle che state mostrando. Io penso che nessun paese democratico possa, come dire, sopportare questo. Hamas ha detto che comincerà ad uccidere ogni ostaggio a fronte di attacchi di Israele senza preavviso sulla striscia di Gaza. Questo naturalmente qualche cosa che non spingerà Israele a fermare i raid sulla striscia, anzi probabilmente, come ha detto Netanyahu, il premier Benjamin Netanyahu poco fa, questi raid, questi attacchi in risposta all'aggressione si intensificheranno. E il paese trattiene il fiato, sia in Israele sia a Gaza, per il possibile ingresso via terra delle truppe israeliane. Su questo ci sono varie ipotesi. Netanyahu ha anche parlato oggi con Biden e ha detto chiaramente a Biden che non l'ha, a quanto sembra, non l'ha dissuaso, che Israele intende entrare e liberarsi una volta per tutte di Hamas. Quello che questo comporta, sotto, lo potete immaginare, ma la determinazione di Israele in questo momento è assoluta. Tutto quello di cui si è raccontati questi mesi di un paese diviso, e lo era a causa della riforma giudiziaria dello stesso Premier Netanyahu, non esiste più. I riservisti, che erano quelli più determinati a non presentarsi al richiamo in caso Netanyahu avesse continuato sulla strada della riforma, di fronte all'aggressione da Gaza sono andati in massa una volta che sono stati richiamati. Israele ha mobilitato in 48 ore 300.000 riservisti, una cifra che non si vedeva da anni. Ci sono alcuni esperti militari che ricordano una mobilitazione di questo tipo, forse nella nascita dello Stato di Israele, quando fu attaccato da varie nazioni arabe.
Quindi è un momento, come dire, di passaggio molto probabilmente verso un'operazione di terra, che poi avvenga stasera, stanotte, domani o dopodomani è un particolare per la statistica, ma Quindi che. un'operazione di terra che vedrà in ogni caso altri morti, insomma, da ambe le parti, altri morti israeliani, perché insomma, andare casa per casa, entrare in quei vicoli che io personalmente ricordo e conosco è estremamente, estremamente difficile, estremamente pericoloso e diciamo non è così difficile morire, ecco, forse ci vuole troppa fortuna per restare in vita. E Assolutamente. se l'aspettano adesso. È certo che se l'aspettano. Lì ogni finestra, ogni tombino, ogni saracinesca è un'esca, è una cosa che non va. Poi insomma bisogna anche rientrare. Vabbè. Ma detto questo, 300.000 riservisti che si sono già presentati, è forse in 48 In ore, 48 forse, ore. forse di Direi che veramente questo non è mai successo, anche perché un esercito, ma gli americani hanno cominciato a fornire le armi che hanno già poi sul territorio di Israele. Sì, secondo me hanno fatto qualcosa di addirittura di più importante, perché hanno preannunciato l'invio di navi lungo le coste del Libano e della Siria, come a dire agli Hezbollah e agli altri, pensateci bene perché qui ci sono le nostre navi e quindi non è un monito di poco conto. Non solo Netanyahu stasera ha detto in un discorso alla nazione Hamas si è comportato come l'ISIS e così come abbiamo combattuto e sconfitto l'ISIS combatteremo e sconfiggeremo Hamas. Ovviamente nelle parole in questi momenti c'è anche un po' retorica. Tuttavia, io penso che siano parole che rappresentano bene la spinta di Israele. Le città, io sono a Tel Aviv, stamattina sono andato a prendermi un caffè perché volevo vedere quello che c'era intorno nelle vie, ed è la Tel Aviv deserta con i negozi chiusi o perlomeno con molta, molta meno gente di quello che si vedeva prima di sabato. Che Ma non cosa si solo. pensa? Che cosa si pensa a Tel Aviv, cioè in Israele, del rapporto con i russi? Perché il rapporto con la Russia non è mai stato forse eccelso, ma manco cattivo. Israele non ha preso Sì. posizione. È una buona domanda, grazie, perché Perché apre Israele altri non ha nemmeno preso scenari. posizioni così nette contro la Russia, anche sull'Ucraina. Quindi qual è la riflessione oggi sulla Russia? Beh, se devo dirla tutta, molti analisti hanno detto e pensano che dietro l'attacco di Hamas a Israele ci sia l'Iran. E che l'Iran sia stato mosso da Putin per allentare la pressione degli alleati sull'Ucraina. Ora, quanto questo possa essere nel dettaglio non lo sapremo mai, perché ovviamente non è. Ma gli analisti israeliani in genere non dicono cose che non hanno un minimo di sostanza. Israele è obbligato ad avere un atteggiamento di prudenza perché la Russia controlla i cieli in Siria e ad Israele servono quei cieli per arrivare a bombardare non solo gli Hezbollah, ma non solo il trasporto di armi in Siria, ma anche quello che arriva verso gli Hezbollah Ecco, in lo Libano. Monaco, a proposito del trasporto di armi, com'è che i servizi segreti, cosa si dice dentro a Israele, nei loro telegiornali, nei loro giornali, del fatto che i famosi servizi segreti israeliani, insomma,
non abbiano visto arrivare oltre 5.000 missili. Questa è la debacle dell'intelligence israeliana. Io la definirei più una debacle del servizio di sicurezza interno dello Shin Bet più che del Mossad, ma non facciamo distinzioni raffinate. È stata definita in vario modo, è stata definita l'11 settembre di Israele, per intenderci, così come è stata definita la Pearl Harbor di Israele. Nessuno avrebbe mai pensato che quella barriera difensiva lungo il confine con Gaza, che io ogni volta che passo ci metto 3 ore per attraversare i controlli israeliani in ingresso e in uscita, nessuno pensava che quella barriera difensiva sarebbe stata scavalcata e annullata in così poco tempo. Vi do una, come dire, un particolare che è sfuggito nelle cronache di questi giorni. I miliziani delle fazioni palestinesi sono entrati nella barriera da 29 punti, che è un'enormità. 29 punti? Sì. Da questi 29 punti non sono entrati solamente Hamas, ma sono entrati anche la Jihad Islamica, e sono entrate le brigate dei martiri di Al-Aqsa, e basterebbe già questo, ma sono entrati anche cani sciolti. Nella cattura degli ostaggi israeliani non ci sono solamente le fazioni palestinesi, ma ci sono gente che ha sfondato la barriera difensiva, e non lo dico io, lo dicono i racconti, ed è entrata nei kibbutz arraffando e prendendo quello che poteva. Allucinante. Una debacle. Cioè, praticamente è proprio della serie, ok, Israele burro, insomma. Potremmo chiamarla la giornata del burro. Perché sì, è stata una giornata mostruosa, perché cioè, voglio dire, non solo ti sparano 5.000 missili in testa, ti entrano da 29 punti diversi, ti entrano a questo punto, niente, gli scappati di Gaza, e non c'è nessuna reazione. Però vorrei citarvi una frase del capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, Herzi Halevi, che ha ammesso la guerra è cominciata per noi molto male, ma finirà ancora più male per l'altra parte. Ah, io... Come si è visto nella guerra di Kippur di 50 anni fa, che molti ricordano come un precedente di questo buco dell'intelligence. Oltretutto c'era anche questo anniversario, insomma, questa ricorrenza, mi sembra di aver capito, nella giornata di ieri particolare, no? Sì, un giorno di festa. Mi corregga se sbaglio, ma se ho sentito bene, hanno ammazzato 260 persone, 260 giovani in quel rave che si sta svolgendo, stare, e sono andati apposta. Ha delle immagini impressionanti. Ma anche violenze hanno fatto, cioè. Oh, vabbè ragazzi, c'è una scena, scusatemi, di un ragazzo e una ragazza che vengono portati via. Il sangue della ragazza parla chiaro per l'atteggiamento che evidentemente ha ricevuto. Cioè io, va bene, oggi, ora, in questo momento, il mio ruolo... Faccio il conduttore. Lo Monaco, io la ringrazio per il tempo che grazie ci ha dedicato. A tutti voi. La ringrazio anche per queste informazioni che ci ha dato, che forse non sono delle novità, ma così, dette con calma, con serenità, forse si recepiscono tutti meglio. Lei poi ci ha spiegato bene cosa si vive a livello psicologico oggi, in questo momento in Israele. È realmente cominciata una guerra. Va bene, io la ringrazio e la saluto per adesso. Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie. E allora, facciamo iniziare la puntata di stasera. Poi torneremo a parlare. Torneremo tra 45 minuti a parlare di Israele, approfondiremo questo argomento, approfondiremo questa guerra, ma ora parliamo di sanità. E intanto mandiamo la copertina della trasmissione di oggi. Prego. E auspichiamo per il futuro che anche quelli che, diciamo, ci credevano poco imparino a credere un po' di più nella capacità che questa nazione ha,
soprattutto se si lavora tutti nella stessa direzione, di raggiungere i propri obiettivi. Da questa mattina lo Stato di Israele è in guerra. Il nostro primo obiettivo è eliminare le forze ostili che si sono infiltrate nel nostro territorio e ripristinare la sicurezza e la tranquillità nelle comunità che sono state attaccate. Il secondo obiettivo, allo stesso tempo, è esigere un prezzo immenso dal nemico, anche all'interno della striscia di Gaza. Il terzo obiettivo è rafforzare gli altri fronti affinché nessuno si unisca erroneamente a questa guerra. Siamo in guerra. E in guerra bisogna essere equilibrati. Invito tutti i cittadini di Israele a unirsi per raggiungere il nostro obiettivo più alto, la vittoria. Hamas ha una grande responsabilità, soprattutto nell'aver colpito popolazione civile inerme, aver ucciso centinaia di giovani che non c'entravano nulla. L'autonomia non è, come qualcuno vorrebbe definire la secessione dei ricchi, un atto sovversivo, ma è la volontà di dar compimento a quello che è previsto nel dettato costituzionale. Il problema è che la gestione del paese è stata squisitamente centralista e non federalista. Quindi se si vuole ragionare sull'autonomia differenziata bisogna anche capire come si fa a colmare questo gap. Assolutamente, credo che sia un altro terreno su cui sono possibili ampie convergenze con le altre forze d'opposizione, perché siamo tutti preoccupati rispetto ai tagli sulla sanità pubblica che sta portando avanti il governo Meloni. Un altro tavolo di pari importanza è dedicato al servizio sanitario del nostro paese, patrimonio prezioso da difendere e adeguare. Bene, allora parliamo di sanità e ne parliamo con la senatrice Ilenia Zambito, senatrice del Partito Democratico. Buonasera, senatrice. Buonasera a voi. Buonasera. Lei preferisce essere chiamata senatore o senatrice? Senatrice. Perfetto, così non ho sbagliato. Flavio Civitelli, vice segretario nazionale ANAO Assomed. Buonasera. Ecco, non sentiamo l'audio, forse bisogna mettere un attimo a posto l'audio. È il professor Matteo Bassetti, infettivologo policlinico San Martino di Genova, autore del libro Pinocchio in camice, sulla salute non si scherza. Ecco qui la copertina del libro, non so se si vede anche dietro. Ecco, sì, sì. Eccola qua la copertina del libro. Ma pensavo di essere artigianale, di nostri mezzi, avevo. Bello questo Pinocchio qua, però. Bello. Bene, buonasera, buonasera Bassetti. Allora, sì, cominciamo, signori. Io comincerei dando la parola alla senatrice Zambito. Senatrice, che cosa pensa lei della sanità attuale e dei provvedimenti che questo governo sta prendendo a proposito di sanità? Il Servizio Sanitario Nazionale non è in grande salute e tutti i documenti che sono stati portati in discussione da questo governo prevedono ulteriori tagli alla sanità e in special modo al Fondo Sanitario Nazionale. Abbiamo visto nel documento di aggiornamento al DEF dei numeri che ci fanno preoccupare moltissimo, e che riguardano ad esempio il fatto che il Fondo Sanitario Nazionale sarà definanziato nei prossimi anni, sia in termini assoluti sia rispetto al PIL. Si passa dal 7,4% rispetto al PIL del 2021 per arrivare nel 2025 al 6,1% rispetto al PIL. E l'OCSE, non Ilenia Zambito, ricorda che nessun sistema sanitario nazionale può resistere se finanziato sotto al 6,6%. Ecco, questi numeri ci fanno temere che il nostro sistema sanitario, oltretutto, se messo in competizione con il secondo pilastro, quello della sanità privata, potrebbe non reggere il confronto e soccombere. Vediamo ogni giorno un fuggi generale di medici dal nostro sistema pubblico. Assistiamo al fatto che negli ospedali
a seconda che ci si ammali a gennaio o ad ottobre, ci possono essere delle difficoltà ad essere operati. Faccio un esempio, le protesi d'anca. Mancano le protesi d'anca. Ad ottobre alcuni pazienti potrebbero non essere operati perché appunto mancano questi. Così mancano ad esempio i kit per le analisi istochimiche sulle biopsie effettuate sui pazienti oncologici. Ecco, tutti questi dati dimostrano che sì, è vero, è necessario intervenire sul sistema sanitario nazionale attraverso delle riforme. Ad esempio noi in Senato abbiamo presentato un disegno di legge per la riorganizzazione della medicina territoriale, ma senza un adeguato finanziamento il sistema sanitario nazionale non ce la può fare. Quindi dire come ha fatto il Premier o la Premier, vabbè, io la chiamo la Premier Meloni, che non è solo una questione economica di fondi, ma è soprattutto da ripensare alla sua riorganizzazione, si dice una mezza verità. Senza soldi il sistema sanitario nazionale soccombe. Okay, allora chiediamo e passiamo in questo momento a Flavio Civitelli. Civitelli, che cosa ne pensa? Zambito ha ragione, ha torto, è un po' d'accordo, un po' no? Come siamo messi? Ma guardi, io ho ascoltato ovviamente l'intervento della senatrice e sono perfettamente d'accordo sul fatto che un sistema sanitario così gravemente definanziato abbia grosse difficoltà a garantire il servizio universale, equo e solidale che i cittadini meritano. Sicuramente i tagli non arrivano con questo governo, e questo dobbiamo riconoscercelo. Sono anni e tutti i governi, e purtroppo anche quelli di centro-sinistra, si sono dimenticati del sistema sanitario quando erano al governo. Ora mi fa piacere che se ne siano ricordati adesso, ne siamo veramente felici, ma purtroppo è un ravvedimento un po' tardivo, perché adesso diciamo il danno è fatto. Ricordo soltanto che pochi anni fa, prima del ministro Speranza, al quale va dato atto di questo grosso sforzo, gli accessi alle specializzazioni erano 6-7 mila all'anno, cioè la metà dei laureati. Oggi siamo a 14.000, è stato il ministro Speranza che ha rilanciato questo numero di accessi, ma il taglio e la grave carenza di risorse viene da lontano. E a parte il momento del Covid in cui c'è stato un investimento un po' più forte, ma sicuramente non, anche in quel caso non del tutto adeguato, ma il taglio di posti letto e i tagli economici, il Bancomat Sanità usato come risorsa per fare altro, è un dato di fatto veramente brutto, che non inizia con il governo Meloni, ma che viene da almeno 7-8 anni di governi nazionali. Bene, allora sentiamo cosa ne pensa chi sul campo ci sta tutti i giorni, professor Bassetti. Qual è il suo punto di vista? Ma guardi, sul fatto che la sanità pubblica italiana sia definanziata è un dato di fatto, ma è una malata cronica, non è certamente oggi che è definanziata, è stato detto molto bene, sono ormai 30 anni che si continua a togliere al sistema sanitario nazionale, mi spiace che se ne accorgano tutti solo oggi. Io credo e sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto il Premier Giorgia Meloni, ovvero ha detto che non è soltanto una questione di quanto, ma è una questione di come. Noi dobbiamo andare a incidere laddove si spende male. Noi nel nostro paese abbiamo situazioni in alcune regioni dove purtroppo puoi anche continuare a metterne, anche triplicare, che è come mettere la benzina in un serbatoio bucato. Tu ne metti e tanto ne esce. Allora, una razionalizzazione delle spese, che vuol dire evidentemente andare a vedere dove ci sono degli sprechi, è assolutamente necessaria nel nostro paese. Dopodiché, l'atteggiamento ideologico di una certa parte nei confronti del privato convenzionato è perfettamente sbagliata. Ovvero, nessuno sta parlando di prendere il cittadino e dirgli che deve andare a prendere una prestazione privata e pagarsela. Qui si sta parlando di andare a dare prestazioni al cittadino con privato convenzionato, come avviene in alcune regioni. Guardi che se lei va in Lombardia, se lei ha un infarto, può essere portato in un ospedale pubblico, può essere portato in un ospedale privato, e l'ospedale privato le dà una qualità dell'assistenza
uguale se non migliore rispetto a quella pubblica. Allora, anche io credo a Roma che il privato... abbiamo il Gemelli, che è un ospedale privato. E allora, esattamente. Allora, il privato deve essere uno sprone per il sistema pubblico, non deve essere solo visto ideologicamente come ciò che è cattivo. Allora, il privato convenzionato al cittadino, quello che conta è che la prestazione sia di qualità, nei tempi e gratuita. Che la dia al pubblico, che la dia al privato, è una libera concorrenza. Viviamo in questo sistema. D'altronde, avere pagato male i medici e avere fatto una politica delle assunzioni e anche una politica del reclutamento non lo ha fatto questo governo, viene molto da lontano. L'errore che è stato commesso 25 anni fa di continuare Bassetti, con un numero aspetti. Chiuso non adeguato, evidentemente non viene certamente da questo governo, Bassetti. Che si è trovato in una situazione imbarazzante. Aspetti che devo andare in pubblicità, ma faccio a tutti e tre una domanda alla quale poi daremo risposta appena torniamo dalla pubblicità. La domanda a questo punto è semplice: quanto e come, ma l'autonomia differenziata delle regioni, dopo ciò che abbiamo visto accadere nelle regioni, è auspicabile o no? Perché qualche regione ha fatto bene, qualche regione ha fatto male. Ne parliamo però dopo la pubblicità. Questa è la domanda, pubblicità. Allora, ci ricordiamo la domanda e farei rispondere subito a due persone, a due, Flavio Civitelli e Matteo Bassetti, che in realtà ci dovevano già lasciare, ci hanno chiesto questa cortesia, quindi cominciamo con Civitelli. Civitelli, la domanda è: ma l'autonomia differenziata, quindi, nella sanità, ci incastra bene o rischia di essere il patatrac? Ma mi sembra che quando il Premier Meloni dichiara che spendiamo male i soldi perché le regioni non sono capaci a spenderli bene, continuare sulla strada dell'autonomia addirittura differenziata mi sembra un errore gravissimo. Dobbiamo ricentralizzare, perché gli standard devono essere nazionali, non possiamo avere chi fa poco, chi fa male e chi fa la meno peggio. Dobbiamo avere tutti uno standard minimo adeguato e corretto. Oggi sappiamo che molti ospedali, che io definisco cosiddetti canaglia, e cioè doppioni, stanno aperti perché le municipalità e certe forze politiche, senza distinzione di appartenenza, le difendono perché vogliono l'ospedale come oggi si vuole il campanile. Ecco, su questo noi abbiamo fatto il DM70, che poi lo rispettano quando gli pare, se gli pare, quando gli fa comodo. Ecco, su questo l'autonomia ha dimostrato i gravi limiti, permettendo a regioni piccole, piccolissime, medie e grandi di fare quello che vogliono con i soldi dello Stato. Su questo non è possibile quindi parlare di ulteriori autonomie a regioni che hanno dimostrato, e lo ha affermato pubblicamente anche il Premier Meloni, di non essere capaci di amministrare bene i fondi che gli vengono dati. Bene. Bassetti, a lei la parola sull'autonomia differenziata. Può essere un'eccellenza che migliorerà la sanità, o la sanità non ha bisogno dell'autonomia differenziata? Guardi, in alcune situazioni l'autonomia differenziata migliorerà ulteriormente ciò che è già eccellente, ma concordo col collega, io credo che ci voglia una regia nazionale, evidentemente. Ci sono dei livelli minimi che sono stati sanciti dai vari decreti ministeriali, tra cui il DM70, a cui purtroppo molto spesso vediamo che vengono completamente disattesi, per cui io credo che ora non credo che si debba tornare a una centralizzazione completa, perché sarebbe un tornare indietro, però quantomeno un ente che può essere a cavallo tra il governo centrale, il Ministero della Salute e le regioni sarebbe assolutamente auspicabile. Però qua il problema più grosso, secondo me, che si finisce di non trattare, è che noi abbiamo in qualche modo il problema del personale. Cioè, se noi non affrontiamo il problema del personale, che è un problema che esula dal... Il problema è che se vogliamo salvare il sistema sanitario nazionale, evidentemente bisogna trattare in maniera diversa i dipendenti del sistema sanitario nazionale. Perché l'avere livellato verso il basso, come purtroppo è avvenuto nel passato, dove le carriere sono state basate esclusivamente sull'anzianità, dove gli stipendi sono stati livellati senza andare a guardare quella che era la qualità del lavoro e quindi anche gli incentivi, è evidente che un medico bravo, un infermiere bravo, sa che cosa fa.
inizia a lavorare nel pubblico e quando diventa bravo va a lavorare nel privato, va a lavorare all'estero. Allora, se non ci poniamo questa domanda, il sistema sanitario nazionale è destinato a morire. Ci saranno i medici migliori che andranno a lavorare all'estero o nel privato, così succederà per gli infermieri, così succederà per gli altri operatori sanitari, e nel pubblico resteranno soltanto i giovani e quelli meno. Ma questo è un problema di un'impostazione del passato che è stata sbagliata completamente, totalmente sbagliata. Le carriere non possono avvenire per anzianità, le carriere devono avvenire, gli scatti salariali devono avvenire per merito. Bisogna tornare a usare la parola meritocrazia. In questo paese lei, si è... Ma lei Bassetti da dove viene? Dalla Luna oggi? Sì, piacerebbe. No, nel piacerebbe senso che lei ha perfettamente ragione, ma quando si parla di merito, qualcuno, voglio dire, capisce merendine. A merito ormai è una parola scomparsa. Io ringrazio sia il professor Matteo Bassetti che il dottor Flavio Civitelli. Vi ringrazio tutti e due, so che ci dovevate lasciare, quindi vi saluto per adesso. Mentre resta con noi la senatrice Ilenia Zambito, al quale darò la parola tra un minuto. Buonasera Bassetti, buonasera Civitelli. Buonasera. A questo punto però, Zambito, prima di far entrare gli altri nostri ospiti, ci vediamo un servizio fatto da Lorenzo Capezzuoli Ranchi, il Servizio Sanitario Nazionale al test dell'autonomia, più grafiche, vabbè, al test dell'autonomia. Così vediamo cosa ci dice già il servizio sulle autonomie e la sanità. Facciamo entrare nel frattempo con noi in studio Anna Guerrieri, risk manager del director Reliance in Italy, e Francesco Borgonovo, giornalista della Verità. Buonasera, prego, il servizio. Sanità pubblica cercasi, o meglio, sanità cercasi altrove. Il rischio sempre più alto è che gli italiani siano costretti a rinunciare al Servizio Sanitario Nazionale. Anche perché, se come sembra dalla NADEF, per il 2024 il governo Meloni avrà a disposizione in totale solo 22 miliardi, la sforbiciata colpirà il già affaticato mondo della sanità pubblica, alle prese di per sé con mancanze di personale e al contrasto del fenomeno dei medici a gettone. Dalla nota di aggiornamento al DEF si evince come 6 o 7 miliardi di questi 22 totali saranno ricavati da tagli alla spesa pubblica. Il rischio relativo al budget destinato al comparto medico-sanitario quindi è una nuova contrazione della spesa e il bilancio viene tagliato in 5 anni dal 2020 al 2025 dal 7,4 al 6,2% in quel fenomeno chiamato spending review già cominciato con gli esecutivi precedenti ma che quello Meloni intende proseguire. Va però segnalato che l'inflazione ha contribuito ad appesantire una situazione in cui il governo ha cercato di rimpinguare le casse del caro SSN. La manovra di quest'anno ha infatti stanziato in più, rispetto alle risorse già previste all'epoca, circa 2,2 miliardi di euro per il 2023, 2,3 miliardi per il 2024 e 2,6 miliardi per ogni anno dal 2025 in poi. Importanti fondi che però si sono rivelati assolutamente non sufficienti a compensare l'aumento dell'inflazione che all'inizio del 2023 era già cresciuta del 10% rispetto all'anno prima. Una situazione quindi di difficoltà che però potrebbe trovare respiro nelle potenzialità rappresentate dai fondi del PNRR. Un quadro problematico che in tema di autonomia differenziata addensa ulteriori nubi sulle regioni in maggiore difficoltà, in particolare del sud Italia ma non solo, che rischia di devastare situazioni già di per sé complesse. Divario immortalato perfettamente dalla Fondazione Gimbe che ribadisce come si tratti, dal punto di vista sanitario, di una legittimazione del già esistente divario fra nord e sud. E quindi, tornando al tema del diritto alle cure, il rischio è che chi può mettere mano al portafogli si rivolga al settore della medicina privata e chi non può permetterselo faccia direttamente a meno, quando la salute diventa un lusso. Bene, prima di tutto devo chiedere scusa però a Francesco Borgonovo perché io ho sintetizzato con giornalista, ed è un giornalista, ma è anche il vice direttore della Verità. Quindi chiedo scusa a Borgonovo per questa dimenticanza, sono stato subito redarguito da tutti quelli che sono in studio. Giornalista non è mica un'offesa. No, però lei è vice direttore, quindi non è un'offesa, ma bisogna andare oltre, insomma. Bene. Va bene così. Lista graduato. Tornerei dalla senatrice Zambito. Senatrice, secondo lei, quindi, l'autonomia differenziata migliorerà la sanità, peggiorerà la sanità, può essere un'opportunità? Non lo so. A lei la parola. Mi conceda 30 secondi, perché... Le concedo un minuto e 30. Perché prima di rispondere a questa domanda, ma sarò brevissima,
non si fa altro, da quando si è insediato il governo Meloni, di parlare di tutto quello che non ha funzionato nel finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale in Italia negli ultimi 20 anni. Solo che ultimamente ci si dimentica che, ad esempio, uno dei problemi più grossi, che è stato anche sollevato da chi mi ha preceduto, cioè quello della remunerazione dei medici, ma anche di tutto il personale ospedaliero, compresi gli infermieri, è dovuto al fatto che sono stati messi dei tetti di spesa alla spesa del personale nel 2011, governo Berlusconi, Giorgia Meloni faceva parte, era uno dei ministri. E da allora questo tetto di spesa non è stato mai tolto, se non alleggerito prima dalla ministra Madia e poi successivamente dal ministro Speranza, perché c'è anche una cosa che non si dice. Si dice, ma questi ospedali di comunità, queste case di comunità, una volta realizzate, come si riempiono se ci sono i tetti di spesa? Si dice una falsità, perché ad esempio già Speranza, prima che cadesse il governo Draghi, aveva fatto in modo che il personale sanitario da destinare agli ospedali di comunità, alle case di comunità, non rientrassero nei tetti di spesa. Quindi lo strumento tecnico burocratico per dotare dei medici, del personale sanitario necessario, gli ospedali di comunità e le case di comunità ci sono. Quindi si tratta di una volontà politica, ma che non c'è evidentemente, non solo non c'è perché appunto si dice che siamo difficoltà a trovare le risorse, non c'è anche perché ad esempio il 30% degli ospedali e delle case di comunità, a seconda di quello che è stato detto in Parlamento dal ministro Fitto, saranno tagliati, quindi si rinuncerà evidentemente ai fondi del PNRR che ci siamo conquistati con difficoltà grazie a questo straordinario intervento Next Generation EU e quindi all'Unione Europea, e oltretutto non si realizzerà quello che serve per la sanità moderna di oggi. Aspetti, che Zambita, dice, aspetti. Però sentiamo un attimino Borgonovo a questo punto su questo argomento. Borgonovo, come la vede lei questa cosa? Ma io scopro con grande sorpresa che ci siamo accorti adesso che la sanità italiana ha dei problemi. Benvenuti. No, dopo che abbiamo tagliato gli ospedali di prossimità, dopo che abbiamo tagliato i punti nascita, dopo che le regioni guidate dalla sinistra che adesso si lamenta hanno fatto fuori la qualunque, anche quelli del centrodestra per carità, e poi ci aspettiamo che sia l'Europa, cioè quella che ci ha imposto l'austerità, e cioè che ci ha imposto i limiti alla spesa pubblica, ci dia il contentino col PNRR che tra l'altro non permette di fare alcun tipo di intervento strutturale sulla sanità. Se noi abbiamo vissuto quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni con il Covid, cioè con la gente che, oddio, non deve intasare il pronto soccorso, perché questo era il punto, non guarite, cerchiamo di curare le persone, teniamoli lontani in modo che gli ospedali non si intasino, beh, il problema è che c'erano pochi posti nelle terapie intensive, c'erano pochi medici a disposizione, questo è frutto di un lavoro di decenni di demolizione sistematica della sanità pubblica italiana, in parte per fare dei favori al privato, che però ha anche sopperito a delle carenze strutturali, in parte perché si è pensato che tagliare andasse bene, perché oddio la spesa pubblica, bisogna che riduciamo il debito. La sanità italiana ha bisogno di un sacco di interventi, non serve continuare a buttare dei soldi a pioggia, peraltro quelli messi dal governo Meloni possono essere serenamente integrati nelle prossime manovre, quindi non è che quello che è scritto adesso resta per sempre. Prossimamente, negli anni successivi, potranno eventualmente integrare se servirà, ma mettere dei soldi a pioggia adesso così, con questo carrozzone, non serve, semplicemente. La sanità italiana avrebbe bisogno di una profonda riforma, a partire dalla medicina, altro che gli ospedali di prossimità o questi centri che già immagino come possano essere ben gestiti. Bisognerebbe cominciare con la riforma dei medici di medicina generale, che sono a tutti gli effetti dei liberi professionisti che però lavorano per lo Stato tutelati come dei dipendenti, e sono quelli che negli anni passati nella grandissima parte non uscivano a visitare i pazienti, o che oggi si trovano a gestire la gente su WhatsApp con 1300 pazienti, chiunque ci stia guardando ne può fare esperienza. Quindi buttare dei soldi lì non serve. Non serve nel momento in cui aspetti, abbiamo... Borgonovo,
voglio sentire un attimino Anna Guerrieri della Relian in Italia. Relianz. Giusto. Perfetto. Alla francese, ma lei è la sesta che mi dice alla francese. alla sesta dovrei capire. Relianz. Il problema è che gli dicono alla francese, ma non gli dicono la pronuncia. Se dovete dire la pronuncia, no? Anche perché quando io chiedo scusa, ma quando mi dicono alla francese mi vengono mille pensieri che Relianz. Meno che la va lingua. Bene, detto questo, no, la lingua gli viene, Van Vecchio. Detto questo, allora, voi avete fatto una fotografia, diciamo, sulla situazione rischio per quanto riguarda la sanità, in ambito sanitario. Ce la può spiegare un attimo? Perché la vostra ricerca, presentata, se non sbaglio, oggi a Roma, totalmente indipendente da ogni situazione politica, no? È una... Prego, prego. Assolutamente sì. Intanto grazie della correzione, quindi è sempre positivo sentire qualcuno che si scusa. Ci chiamiamo Relianz, è un gruppo mutualistico europeo, quindi grazie. Grazie della presenza, dell'invito e ecco, un saluto a tutte le persone che ci ascoltano. Sì, è una ricerca, uno studio che è stato condotto in partnership con Federsanità, totalmente avulso da qualunque ambizione, anzi proprio da qualunque vicinanza politica, semplicemente per capire uno stato dell'arte di una funzione risk management all'interno delle strutture sanitarie italiane veramente importante, l'abbiamo imparato con il Covid, ma forse poco conosciuta e anche forse poco monitorata nelle sue, diciamo, declinazioni. Per chi ci ascolta magari non ha tanto dimestichezza con i termini tecnici, ne userò pochissimi, ma mi permetto proprio due parole per definire che cos'è risk management, in modo da avere un comune denominatore per il discorso che seguirà. Intanto è un processo sistemico, quindi sottolineo questo, deve essere portato avanti coralmente da tutta una struttura in maniera organizzata nel tempo. Quindi un processo sistemico che consente di identificare, intanto lo scopo di questo studio è proprio di capire, di conoscere, analizzare, valutare e poi trattare i rischi, possibilmente a largo raggio. Oggi siamo, la sanità tutta è estremamente complessa, di rischi ce ne sono tantissimi e quindi anche qua la consapevolezza e la conoscenza permette poi di fare scelte. L'ambizione è di offrire questo studio alla lettura dei nostri decisori perché ne possano, come dire, trarre tesoro e fare le scelte più appropriate. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato di investigare proprio lo stato di salute di questa funzione all'interno delle strutture sanitarie, in particolare modo, con particolare attenzione, alla modalità organizzativa adottata, alle risorse umane ed economiche disponibili, anche al livello di autonomia raggiunto da chi fa gestione del rischio sul terreno. E abbiamo strutturato un questionario che è stato somministrato via web, il periodo va da settembre del 2022 all'inizio del 2023, si struttura in 30 elementi accorpati in 5 aree tematiche per una, diciamo, lettura del dato un po' più facilitante, hanno risposto 100 strutture, quindi abbiamo avuto 100 rispondenti e queste strutture hanno, diciamo, rappresentato un po' tutta l'Italia, 18 regioni italiane. Qual è la fotografia di sintesi che ne è venuta fuori? Ecco. Mi dica. No, ci arrivi alla sintesi che ne è venuta fuori perché il tempo è tiranno. Prego. Sicuramente una realtà sofferente in termini di risorse umane ed economiche, ne ha già parlato il servizio, quindi anche questo studio, questa indagazione diretta su chi sul terreno tutti i giorni lavora, non fa che evidenziarlo, che sottolinearlo, quindi sofferente in termini di risorse umane, di risorse economiche, Secondo voi l'autonomia differenziata delle regioni potrebbe migliorare questa situazione o peggiorarla? Anche qua, chi può, come dire, dipende, no? Come tutte le situazioni, dipende da come verrà eventualmente strutturata, definita, declinata. Sicuramente da quando, 2001, è stata cambiata la nostra Costituzione, quindi è stata, diciamo, delegata
o decentralizzata, perlomeno dal punto di vista della realizzazione sul campo, della concreta organizzazione della sanità a livello regionale. Qualcuno è ingrassato e qualcuno è dimagrito. Aspetti, aspetti, guerrieri. Voglio fare una domanda provocatoria a Borgonovo e a Zambito. Allora, la domanda è questa. Oggi abbiamo sanità regionale, 20 regioni. Secondo, diciamo, alcuni studi, potremmo non dare tutte le responsabilità allo Stato italiano sulla sanità, quindi tornare completamente indietro, ma potremmo dividere i blocchi sanitari in 5 macro regioni, cioè solo per la sanità accorpare delle regioni, anche perché alcune regioni hanno sperperato troppo, alcune hanno fatto poco. Allora parto con Borgonovo. Borgonovo, questa idea eventuale di poter accorpare in 5 macro regioni il problema sanitario, quindi con a capo lo Stato italiano, ma poi le regioni con una certa, queste macro regioni con una certa autonomia. Così, istintivamente, come lo vede lei? Mi sembra una stupidaggine, sinceramente, per un motivo, perché noi l'abbiamo visto con il Covid, che è stata una cartina di tornasole di tutte le cose che non andavano nella nostra sanità. E abbiamo visto uno scarico, lo vediamo anche adesso in realtà, uno scaricabarile costante, con lo Stato che dice no, ma devono decidere le regioni, quelle regioni che dicono no, ma devono decidere le aziende sanitarie, col direttore sanitario dell'azienda che dice no, ma deve decidere il primario, e alla fine la colpa è tua che sei un povero stronzo malato che si presenta lì e non sa cosa deve fare. Questa è la verità del nostro sistema sanitario. È brutto da dire, ma è così. E noi continuiamo a affastellare dei grandi progetti di autonomia che in alcune regioni sicuramente funzioneranno bene. Veneto, la Lombardia, forse l'Emilia-Romagna, anche se pure lì la sanità, come in Toscana, ha avuto dei grossissimi problemi di buchi di bilancio. La realtà è che noi dovremmo rifare completamente da capo il sistema sanitario. Per farlo dovremmo spendere dei soldi che non abbiamo, e questi soldi non ce li abbiamo perché non siamo in condizione di fare più spesa pubblica di quella che l'Europa ci consente. Io comincerei da una cosa semplice, se fossi il ministro della sanità, mi risulta che ne abbiamo uno, anche se un po' evanescente. Io andrei alla Commissione europea e chiederei alla signora Ursula von der Leyen di dirci quanti soldi abbiamo speso per il vaccino. Nel momento in cui noi sapremo quanti soldi ci è costata questa bella campagna vaccinale, allora potremo fare tutti gli altri ragionamenti del mondo. Possiamo anche gemellarci con il Belgio, se vogliamo, con la sanità. Possiamo fare quello che vogliamo. Però altrimenti noi continuiamo a fare il gioco delle tre carte, a prendere una risorsa di là, metterla di qua, aspettare l'elemosina dell'Europa e gestire ospedali senza che arrivino nuovi laureati che possono fare i medici, o gli infermieri in sofferenza che vengono assunti 2 anni prima di finire i corsi. Questa è la realtà quotidiana. Quindi il punto non è accorpare le regioni. Borgonovo, così a bruciapelo allora. Ma lei tornerebbe alla sanità centralizzata nel nostro alla Stato? Mutua? Sì, alla mutua. Guardi, per me tutto quello che è anteriore agli anni 2000 va benissimo, meglio di adesso. Meglio di quando abbiamo iniziato a smantellare questa nazione e con la scusa di risparmiare e affidare ai privati si stava molto meglio. C'erano Borgonovo, non la facevo così vecchio. Ma io sono... Ma mentalmente è una battuta la mia, no? Perché lei ha detto una cosa che io penso. Lei può dire quello che vuole. Lei ha la facoltà di dirmi quello che vuole. Tra l'altro la consiglio, per viste alcune cose che abbiamo vissuto, no? A Piazza Pulita, alcuni eventi, la prego di non sovraffollare gli ospedali mandando consiglieri comunali del suo comune alla partillo facciale da ora in poi. No. Sii attento che poi gli ospedali si sovraccaricano. Giovedì c'ho una riunione, ho chiesto 2 ambulanze sotto al comune, così siamo a posto. Tranquilli. Comunque mi meraviglia, perché pensavo che lei fosse più, diciamo, un modernista, perché io penso allo stesso modo. Tutto quello, secondo me, che c'era prima del 94 andava bene, era molto più moderno. Sentiamo invece un attimino la senatrice Zambito. Senatrice, dal suo punto di vista, autonomia differenziata nella sanità o ricentralizziamo tutto o restiamo così?
Allora, mi pare estremamente chiaro e evidente che per un italiano ammalarsi in una regione piuttosto che in un'altra fa la differenza. Sì. Fa la differenza sulla base di come viene preso in carico, di come viene curato e di tutti i servizi che poi, di cui ha bisogno successivamente alle dimissioni. Quindi già ora ci sono differenze enormi e l'autonomia differenziata non farebbe altro che acuire queste diseguaglianze. Invece il nostro sistema sanitario è un sistema sanitario universalistico e noi dovremmo assolutamente tendere al fatto che sia effettivamente omogeneo in tutta la nazione. Questo è perché un abitante di una regione non è più fortunato o sfortunato di un altro, non può essere così, deve essere curato allo stesso modo. Poi io darei anche un altro consiglio al ministro Schillaci. Ora, siccome il ministro Schillaci ha giustamente detto e reclamato che per quest'anno sarebbero stati necessari ulteriori 4 miliardi, noi gli abbiamo detto che effettivamente sono un po' pochi, ma comunque saremmo stati al suo fianco affinché riuscisse nella manovra economica di fine anno a trovargli quei soldi. A fronte di questa richiesta, noi assistiamo al documento, la nota di aggiornamento al DEF, che dice che ce ne sono 2 miliardi meno rispetto a quelli previsti l'anno scorso. Ora, io se fossi il ministro mi farei una domanda e darei anche una risposta. È come fa il ministro a dire ci vogliono altri 4 miliardi se poi il suo governo gliene taglia 2 a rimanere al suo posto? Ecco, io glielo chiedo, ma non perché voglio non ne tagliano 2. No, diciamo perché non c'è un taglio di 2 miliardi. Bolgonovo dice non c'è un taglio di 2 miliardi. Come ho spiegato nota, prima, sono 2 miliardi in meno. Poi è evidente che aspettiamo la manovra e quindi vedremo se questa manovra rimetterà i soldi. Allora aspetti, Zambito, facciamo dire a Bolgonovo il pensiero. Poi, ultima cosa, mi consenta. Prego, ultima cosa. Non si fa altro che dire, ed è un anno che si dice, che la colpa è di chi veniva prima, di chi c'era prima, e io vorrei passare a trovare le soluzioni, perché le soluzioni al momento non ci sono. E non è che questo governo farà bene se continuerà a attaccare le opposizioni, perché il problema è che noi si può fare una narrazione come si vuole in Italia, ma poi quando qualcuno si sente male e va all'ospedale e non riceve le cure adeguate, i cittadini se ne accorgono che non funziona. Zambito, questo è vero, ma in tutti i governi negli ultimi 20 anni. Borgonovo, prego, la risposta a lei. Parto dal fondo, non mi sembra che negli ultimi 3 anni ci si sia preoccupati molto delle cure da dare ai pazienti, anzi si diceva che le cure non c'erano, benché fossero lì disponibili e i ministri precedenti non facevano certo la corsa a dare i monoclonali o altre cose un po' costosette. Com'è? 18 miliardi in più. Eh sì, e chissà cosa sono serviti, di sicuro non per le cure, forse per qualche altra bella campagna interessante. Detto questo, anche con i vaccini, 1 milione di persone salvate grazie ai vaccini in Italia. Sempre siano lodate, financo 2, magari 4. Non dica delle cose che non stanno né in cielo né in terra, perché non c'è un numero. Ma anche perché lavoro di professione. Mi dica, a quale studio? Benissimo, quale studio fa riferimento? Mi citi uno studio? Ah sì, glielo mando. Mi citi uno studio sul numero? Allo studio internazionale, sono curioso di leggerlo. Internazionale. Guardi, glielo mando. 1 milione di persone. Vedo l'ora di riceverlo. Questo studio ve lo girate. Borgonovo, mi continui la sua risposta però. No, finisco. Faccio una proposta e un dato. Allora, come ho detto prima, i soldi si possono integrare nelle prossime manovre e se serviranno è giusto metterli. Dove si recuperano i soldi eventualmente mancanti? Perché è ovvio,
noi abbiamo un problema anche sistemico del fatto che dovuto al fatto che la popolazione invecchia e quindi c'è bisogno di più cure, c'è bisogno di più assistenza. Oltre alla riforma del sistema sanitario, basterebbe, capisco che sia cosa difficile, basterebbe andare dai privati, ai quali è stato concesso tanto in questi anni, e dire: cari amici, noi alziamo un pochettino le tariffe. In questo modo si possono recuperare agevolmente 2 miliardi, che non sono quelli tagliati, ma sono sicuramente un bel po' di soldi che servono, rivedendo il rapporto con i privati, semplicemente tornando a fare quello che fa lo Stato, cioè offrire dei servizi pubblici. Non sono stato io che negli ultimi anni ho detto che si spendeva troppo, che bisognava fare la spending review, che bisognava tagliare di qui e tagliare di là. Non sono stato io a votare i governi Monti, no? Gli stessi che hanno applicato le cure greche, no, quelle sì che ce le davano, quelle cure lì, le cure da cavalli. Basta fare questo, andare, avere il coraggio di andare dai privati e dire: cari amici, volete contribuire un pochino di più al benessere della popolazione? Vediamo quanti partiti avranno il coraggio di fare questa cosa. Bene, ora riconosco Borgonovo. Allora, il nostro spazio è finito. Io saluto Borgonovo, Guerrieri e grazie. Zambito. Vi ringrazio tutti e tre. Borgonovo, quando la vedo in altre televisioni, però lei è più cattivo. Però lei quando la vedo in altre televisioni è più cattivo. Io la prossima volta che la trovo... Ma è lei che mi intenerisce, quando la vedo divento più buono, capito? Mi posso permettere una nota di chiusura diversa? Prego. Sono politico. Prego, Guerrieri, ci dica. Dunque, io... Mi permetto proprio un'annotazione da ascoltatrice, da utente, anche da cittadina, da paziente. La sanità è una, come per tutte le cose diciamo complesse o che hanno tanti sottoinsiemi dentro, c'è talmente tanta complessità dentro che mi farebbe piacere, forse come molto umilmente Relianza ha portato avanti, qualche studio per conoscere anche gli effetti di una variazione di un modello organizzativo proposto. Certo. Un costo semplice partendo dal basso si può fare. Parlo proprio da operatrice di prima linea, mi sento doverosamente perché lavoro con i medici. Ma è giusto, perché dipendere tutti perché la ricerca che lavorano benissimo dentro gli ospedali. La ricerca ci anche con me per la gestione del rischio. Quindi la ricerca ci apre orizzonti, basta. Adesso purtroppo, dopo aver parlato di sanità, devo andare a parlare di guerra, perché purtroppo in questo momento a Israele si gioca una brutta partita. Quindi io vi ringrazio stasera, ringrazio Zambito, grazie. Ringrazio Guerrieri e Borgonovo. Buonasera a tutti, arrivederci. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità, perché io sono in ritardo di un minuto, poi rientriamo con un servizio di Vanessa Piccioni, Medio Oriente, Israele e un attacco inaspettato. La questione palestinese, agli onori delle cronache dai tempi di Arafat, non conosce tregue. La terribile escalation che coinvolge Israele e Palestina dalla mattinata di sabato ha tanti precedenti, ma nessuno uguale. Le conseguenze più pesanti anche questa volta sono a carico dei civili di una parte e dell'altra. I civili a Gaza, privati di luce, gas ed elettricità, e i civili israeliani, prelevati a forza dalle loro abitazioni e tenuti in ostaggio quando non brutalmente torturati e uccisi. Sono passati 50 anni da quell'ottobre 1973 in cui la guerra del Kippur aveva colpito con modalità simili. Un attacco massiccio a sorpresa da parte di una coalizione araba all'epoca supportata da Egitto e Siria, che aveva fiutato quelli che riteneva punti deboli nello schieramento ebraico occidentale. Uno scenario simile oggi, ma contestualmente più grave. C'è l'Iran che incombe all'orizzonte, non solo geograficamente. Un prospetto lo si coglie già dalle parole del premier Netanyahu: la risposta ad Hamas cambierà il Medio Oriente. L'organizzazione di Hamas ha deciso di sferrare un attacco di una forza impressionante, rivelando una lunga pianificazione. Ha sfruttato un momento delicato per Israele, dilaniato da mesi di proteste interne. Plausilio del jihad islamico, Hamas ha distratto la sorveglianza ebraica, preparando il terreno alle incursioni nel sud del paese. Un clamoroso successo per la propaganda palestinese di Hamas, che si è posto come unica alternativa alla debole linea di Abu Mazen, presidente ufficiale dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e dell'Autorità Nazionale Palestinese. L'Iran sembra avere un ruolo determinante, nonostante le parole di Raisi, che ammette di supportare la questione palestinese ma nega il coinvolgimento diretto.
Le cellule di Hamas lo avevano però confermato già nelle prime ore e la storia iraniana sembra supportare la tesi. Teheran è il principale e più temibile nemico di Israele nell'alveo medio orientale. Una questione che aveva perso mordente dopo la presa di posizione dell'Arabia Saudita: riconoscere diplomaticamente Israele con la mediazione americana. Una svolta storica per ora rimandata. Riyadh deve tener conto dell'opinione pubblica musulmana, visto il peso che la sorte del popolo palestinese esercita sulle masse arabe. Bene, mi sembra che le buone notizie sono finite. Allora, con noi il generale Domenico Rossi, generale di Corpo d'Armata dell'Esercito Italiano. Buonasera, generale. Buonasera a lei. Anche. Certo, tutte le volte che vedo lei ormai... c'è la guerra. Giustamente, qui... non lo vede generale. No, no, ho capito, però... Mi deve invitare in altre occasioni. Bravo, sta diventando intensa questa cosa. Va bene. Gianpiero Gramaglia, direttore Scuola di Giornalismo di Urbino. Buonasera, Gramaglia. Buonasera a lei, buonasera ai suoi ospiti. Buonasera. Buonasera. Alessandro Bertoldi, non c'è ancora, perfetto, e Umberto De Giovannangeli, giornalista dell'Unità. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Buonasera. Allora, cominciamo dal generale. Generale, sul territorio cosa sta accadendo? Perché cos'è successo? Abbiamo sentito in apertura, ci siamo collegati con Tel Aviv. Quindi cosa si vive in questo momento a Israele? 300.000 riservisti già in 48 ore hanno preso servizio. Quindi questo è Israele e niente. Una grande discussione interna su 29 perforazioni che lo Stato di Israele ha avuto. Addirittura non sono entrati solo guerriglieri, direi, organizzati. Sono entrati anche rubagalline. Cioè praticamente è successo un po' di tutto. In più 5.000 missili che sono arrivati a Gaza e che poi sono stati sparati. Ora 5.000 missili non è proprio una cosa che ti mettevi in tasca e ti portavi. Allora, punto di vista, dal punto di vista, cioè, organizzativo militare, io credo che la cosa che ha colpito più di tutto è stata l'inefficienza, perché io credo che si debba utilizzare questa parola, almeno in questo caso, l'inefficienza dell'intelligence israeliana. È chiaro che è un'intelligenza composita, cioè sicuramente la parte tecnologica che sorvegliava è stata disturbata, hackeraggi che potrebbero anche non essere stati solo di Hamas ma anche di altri paesi tipo l'Iran, eccetera. Però noi abbiamo sempre saputo anche di una capacità di penetrazione di Israele nell'ambito della popolazione palestinese. Quindi queste due cose effettivamente credo abbiano sorpreso il mondo occidentale e poi hanno sorpreso evidentemente gli israeliani, che non hanno... Il terzo elemento è, sotto un punto di vista anche tecnico-militare, quello che... mi ha lasciato perplesso è stata poi la capacità di penetrazione all'interno del territorio, perché questo, tenuto conto che comunque si sono buttate giù delle barriere e quindi gli israeliani hanno saputo subito in quel momento che c'erano dei tentativi di invasione, la pianificazione carente per impedire questa penetrazione. Per carità, non è una penetrazione di migliaia di carri armati, però cosa. È sicuramente una penetrazione che poteva avere un'opposizione se pianificata. Ma normalmente all'interno di certe zone di Israele, no? Diciamo che dentro l'armadio qualcuno c'ha anche il fucile. Ora, non lo so, nessuno è riuscito ad arrivare in tempo per tirarlo fuori questo fucile. 140 prigionieri. Cioè... Allora, da quello che si può leggere ci sono stati due elementi, tant'è che alla fine le forze iniziali che hanno agito in Israele a sostegno della popolazione israeliana sono state le forze speciali. I riservisti o comunque le forze che man mano dovevano affluire hanno trovato grandi difficoltà logistiche nel raggiungere i punti in cui dovevano riunirsi. E qui dobbiamo vedere che la massa dei morti è stata fatta in un paio di kibbutz, certo, e a Reib, quindi diciamo ci sono stati degli obiettivi che probabilmente erano pianificati, che non avevano una grande difesa e dove
I palestinesi sono ci arrivati con una con relativa facilità. È chiaro che generale, questo è sentiamo stato... un attimo il punto di vista invece di Gramaglia, direttore della scuola di giornalismo di Urbino. Il suo punto di vista su quello che sta succedendo ora a Israele. Io, condividendo quello che diceva il generale sulla sorpresa per l'inefficienza israeliana in questa circostanza, mi chiedo soprattutto i motivi di questa azione di Hamas in questo momento. Perché cioè, poi Hamas ha già chiesto anche un tavolo di trattative proprio in questi minuti. Allora sì, la notizia è proprio questa, nel senso che c'è un funzionario di Hamas che dice: noi abbiamo già raggiunto i nostri obiettivi, siamo pronti, diciamo, a metterci seduti per un inizio di trattativa. Anche se poi è arrivata un'altra notizia che riguarda sempre Hamas. Il portavoce dell'ala militare di Hamas, Abu Obaida, ha dichiarato in un comunicato che l'organizzazione terroristica non negozierà sugli ostaggi israeliani sotto il fuoco nemico. Il nemico ha scatenato la sua furia sul nostro popolo a Gaza e si è vendicato del suo fallimento storico e del suo onore sprecato bombardando quartieri, case, mercati e strade. Va bene, lasciamo lo spazio a Gramaglia. Gramaglia, prego. Sì, questa dichiarazione di Hamas non è per niente stupefacente. Cioè Hamas ha esaurito con l'azione di sabato e con i seguiti che si sono verificati nella giornata di domenica la sua spinta propulsiva e offensiva. Adesso sa benissimo che la reazione israeliana tendenzialmente gli costerà X volte le perdite che loro hanno inflitto a Israele, e quindi cerca di evitare l'intensità della reazione israeliana offrendo un tavolo negoziale e dicendo: ma negoziamo soltanto se non ci attaccate, perché se ci attaccate e mettete a repentaglio gli ostaggi, noi non negoziamo. Quindi mi sembra assolutamente una posizione che testimonia la preoccupazione in questo momento. Loro non sono più all'attacco, in questo momento sono loro. Vabbè, insomma, diciamo che abbiamo fatto nei primi 10 minuti 3 gol, prendiamo la palla, la partita è finita, andiamo negli spogliatoi, facciamo la doccia. Aspetti, qualcosa di questo genere, no. Quando si sono ridotti in 7 a giocare il secondo tempo. Infatti, aspetti Gramaglia. Intanto saluto Alessandro Bertoldi, direttore Milton Friedman Institute e buonasera. Corrispondente del Jerusalem Post. Buonasera. Grazie. Buonasera. Intanto vorrei dare la parola invece al giornalista dell'Unità, Umberto De Giovannangeli. Giovannangeli, il suo punto di vista su quello che sta succedendo in questo momento a Israele. Ma guardi, mi faccia dire innanzitutto che per chi ha legato la sua vita professionale soprattutto a quel mondo, a quell'area, io la prima volta che sono stato in Israele, nei territori palestinesi, nel dicembre del 1987, all'inizio della prima intifada, devo dire, per me quello che sta avvenendo è un qualcosa che mi colpisce non solo professionalmente ma sul piano umano, perché io a Sderot ci sono stato, ho visto che cosa significhi per i bambini di Sderot dover in 30 secondi trovare rifugio dal momento in cui partivano i razzi dalla Gaza e arrivavano, diciamo così, le sirene le allarmavano. E sono stato tante volte a Gaza, ho visto la disperazione di chi è cresciuto, è nato dentro un'immensa prigione a cielo aperto. A Gaza vivono 2.100.000 persone, il 58% dei quali ha meno di 18 anni. Pensate che cosa significa vivere dentro quella situazione. Molto si è discusso, il generale ne ha parlato opportunamente, anche in Israele si sta discutendo di questo in queste ore, sulla debacle dell'intelligence. Dottore. Pronto? No, prego, dottore, noi la sentivamo bassa, ora no. Abbiamo alzato la voce.
risposto. Prego. No, dicevo, molto si discute sul debacle dei servizi di intelligence e via dicendo. Però noi dobbiamo essere onesti con noi stessi. Quello che si sta consumando tragicamente è innanzitutto un grande fallimento politico che non può essere imputato soltanto alle leadership di Israele e dell'autorità nazionale palestinese. È il fallimento di tutti, nessuno escluso, dei paesi arabi, dell'Occidente e dell'Europa. Noi oggi stiamo riparlando di Israele e di Palestina, ma per quanti mesi, se non anni, noi non abbiamo più parlato di questo. Eppure il fuoco covava sotto la cenere, l'odio si consumava, cresceva. E io questo vorrei che noi, anche come stampa, come informazione, ce ne assumessimo la nostra responsabilità. Sono 30 anni dagli accordi di Oslo. Che fine ha fatto quella speranza? Noi non possiamo imputarla soltanto due popoli in conflitto, dobbiamo assumerci una responsabilità. Per un anno e mezzo abbiamo discusso solo della guerra di Ucraina, che certo è importante, come se in quella parte del mondo non ci fossero altre guerre che si stavano consumando, come questa che è soltanto agli inizi, perché, e chiudo, noi qui siamo soltanto agli inizi. È questione soltanto di ore per l'invasione da terra di Israele. Netanyahu l'ha già detto a Joe Biden domenica, noi dobbiamo entrare. E questo significa che il conflitto si incrementerà ancora di più, non soltanto dal punto di vista militare, ma anche dei suoi effetti a catena su tutto lo scenario medio orientale. Vabbè, questo è chiaro. Sentiamo però a questo punto allora Alessandro Bertoldi. Buonasera Bertoldi. Tuo punto di vista su quello che sta succedendo in questo momento a Israele? Buonasera, allora sì, sono d'accordo con le analisi che ho sentito finora. Aggiungerei, rispetto alla sorpresa che tutti abbiamo avuto per questa presunta debacle dello Shin Bet, del Mossad, che chi conosce bene Gaza sa come sia uno dei territori con la più alta densità, come diceva prima il collega, con la più alta densità abitativa al mondo, e come Hamas sia ormai abbia il controllo da più di 10 anni totale di Gaza, della striscia di Gaza, e quindi non sia del tutto controllabile un'area geografica che ha questo tipo di conformazione, questo tipo di densità abitativa. È vero che sicuramente c'è stata qualche falla, ma è anche vero che questo attacco si preparava da molto tempo. Pensate che c'è stato un video di qualche mese fa di propaganda di Hamas, poi diffuso anche dalla propaganda del regime iraniano, in cui si parlava, appunto, si diceva: verremo nelle vostre case, prenderemo i vostri bambini, faremo quello che hanno fatto ieri. E quindi di fatto questo attacco è stato preparato, sono stati aperti i valici di frontiera e ci sono state queste incursioni con una dinamica sicuramente nuova che ha colto di sorpresa, ma diciamo che comunicare in un territorio dove la densità abitativa è di 5.000 cittadini per chilometro quadrato, non servono nemmeno i telefoni, e quindi pensare di attaccare in maniera coordinata da un territorio di questo tipo, iniziando con il lancio di migliaia di missili in poche ore, aprendo quindi poi la porta alle incursioni che ci sono state, anche davanti ai migliori servizi segreti del mondo non è così semplice. Ora sicuramente si va verso una guerra che si può allargare a tutto il Medio Oriente potenzialmente. Bisogna vedere cosa succederà con il Libano. Gli Stati Uniti poco fa hanno di fatto minacciato Hezbollah di non aprire, hanno intimato Hezbollah di non aprire il fronte nord, quindi l'attacco da nord nei confronti di Israele. Bisogna vedere quanto l'Iran cercherà di distanziarsi, nonostante sia di fatto il mandante economico, morale, politico di questa aggressione,
che dia tutto il supporto, che sta dando tutto il supporto a questi criminali, sia a nord a Hezbollah che a sud con Hamas, con finanziamenti di centinaia di milioni in pochi anni. E la notizia, l'unica notizia, l'unica cosa che noi occidentali dell'Europa, del vecchio continente, l'unica cosa che i nostri governi hanno fatto, positiva ma forse ancora insufficiente rispetto all'importanza di questo momento, è quella di chiudere i rubinetti degli enormi finanziamenti alle organizzazioni palestinesi, molte delle quali si è scoperto nel tempo siano state collegate a organizzazioni terroristiche. Allora, quindi, aspetti Bertoldi, aspetti un attimo. Questo ultimo tasto è Rettore. Ha toccato un tasto particolare, perché sono anni che l'Europa, l'Italia, noi finanziamo alcune organizzazioni palestinesi, chiaramente in buona fede, pensando che i palestinesi ci debbano comprare, insomma, il pane con i soldi che gli danno e non i missili che poi vengono sparati su Hamas. Qual è il suo pensiero da questo punto di vista? Ma bisognerebbe conoscere bene i dettagli. Io non conosco i dettagli perché ovviamente non sono uno specialista del settore. Certamente questo sembrerebbe, perché da quello che ho sentito, da quello che ho potuto valutare, in realtà il potenziale offensivo dei palestinesi non era preventivabile nella misura in cui si è manifestato. No, poi l'hanno corretto. Poi Bandecchi l'hanno corretto queste date. Fonti israeliane hanno parlato di 2.400 missili. Qui, anche qui vai a vedere, però c'è sempre un numero considerevole. Soldati. E quindi è evidente che, cioè, i mezzi per acquistare. In generale, quanto costa ognuno di quei missili? Questi sono dei razzi, quindi bisogna poi vedere quanti sono come? Stati fatti. Quanto, scusate? Qualcuno ha detto una cifra? No, certamente è difficile dare una cifra, perché stiamo parlando probabilmente anche di armi fra virgolette fatte in casa, cioè voglio dire costruite eccetera, quindi non è il classico missile noi vediamo nella guerra ucraina-russa a cui quindi possiamo dare un costo, sembra che l'Iran gliel'abbia dato, però insomma un costo unitario, però sicuramente anche i droni ma i droni voglio dire sono stati un po' più artigianali, poi dipende quanti ne hanno. Comunque io se vorrei riprendere un attimo due concetti. Il primo è quello del messaggio di Hamas sulla tregua, nel momento in cui ha detto sono stati raggiunti gli obiettivi. Ora io credo che l'obiettivo di Hamas sicuramente non era quello di fare 1000 morti e prendere X ostaggi. Non si fa un'operazione del genere per un obiettivo che è minimale. Minimale perché secondo me l'obiettivo di Hamas è un obiettivo politico. Quindi questo obiettivo politico qual è? Forse eravamo all'inizio di un certo processo di normalizzazione, adesso ritorno un po' a quello che diceva prima, scuso se non mi ricordo il cognome, Giovannardi, il giornalista Giovannardi. Cioè voglio dire, qui c'è un discorso che non è mai stato concluso sulla questione della diaspora palestinese. Si stava avviando nel Medio Oriente un processo di moderazione in cui per la prima volta Israele ha iniziato a parlare anche con l'Arabia Saudita, e guarda caso questo avviene in questo momento. Aspettandoci che cosa? Una reazione dura da Israele, che andrebbe a cementare ancora di più probabilmente tutto quello che ruota attorno a Israele di possibile avversario? Io non lo so, certo che in questo momento non vorrei essere nei panni israeliani. No, voglio dire una cosa, io ho visto la strage di Shabra Shatila, no? Certo. Ora quelle erano le guardie di Sharon, ma il concetto è, se Israele fa la stessa cosa sulla striscia di Gaza, c'è caso di trovare 2.5 milioni di morti. Se mi consente un'ultima osservazione. Prima stavo dicendo, non mi vorrei trovare nel dubbio di cosa fare per un momento, per un motivo. Se io fossi un cittadino israeliano, fino all'altro, e vivevo a Tel Aviv,
Fino all'altro ieri io mi sentivo assolutamente sicuro e protetto dallo Stato. Queste due condizioni di sicurezza e di protezione come possono ritornare nella concezione di quel cittadino? E questa è la domanda e poi la risposta. Vediamo un po' se una risposta ce l'ha Gramaglia. Gramaglia, ha sentito la domanda del generale. Lei, per la sua esperienza, che insomma è lunga, che cosa... c'è una risposta a questa domanda del generale? Secondo me, fermo restando che la mia esperienza non è confrontabile nella regione a quella del collega De Giovannangeli, quindi lui avrà percezioni migliori delle mie, ma secondo me la fiducia e quel sentimento di relativa sicurezza, perché gli israeliani tendenzialmente non si sentivano mai del tutto sicuri, cioè si sapevano sempre esposti a qualche possibilità di azione isolata che si è verificata con una certa frequenza nel tempo, anche se questa era una fase di relativa tranquillità, ma anche in questa relativa tranquillità c'erano sempre episodi di lanci di Katyusha, di missili e episodi di terrorismo individuale. Ci ho detto, senz'altro in Israele quella percezione di essere difesi da un apparato di intelligence e di sicurezza molto efficace è venuta forse un po' meno nelle ultime 72 ore, anzi è venuta senza dubbio meno, e il fatto che il premier Netanyahu abbia risposto con una scelta che non è stata fatta neppure in altri casi di operazioni militari molto importanti di Israele in territorio palestinese, cioè con la dichiarazione dello stato di guerra, sembra voler dire non stiamo con le ai suoi cittadini, non stiamo con le mani in mano, prendiamo, sia pure dopo essere stati colti di sorpresa, la posizione più radicale che possiamo prendere. Allora, aspetti Gramaglia, andiamo in pubblicità un minuto, però poi torno da De Giovannangeli per la stessa domanda. Un minuto di pubblicità e torniamo da lei immediatamente. Pubblicità. De Giovannangeli, a lei la parola. Sì. No, sulla stessa domanda. Prego. Sì, sì, sì. Ma guardi, io vorrei dirle questo. A me ha molto colpito una definizione che uno dei più grandi filosofi intellettuali israeliani, il professor Avishai Margalit, che insegna all'Università Ebraica di Gerusalemme, ha dato di questo eterno conflitto israelo-palestinese. Lui l'ha definita una faida barbarica, cioè qualcosa che ormai va oltre la dimensione, come dire, razionale, anche che c'è dentro una dimensione di guerra. Cioè ormai si è diventato da quelle parti un odio che viene alimentato certo da strategie politico-terroristiche, ma che in qualche modo si fonda su una situazione che si è lasciata incancrenire. Ed oggi dobbiamo avere l'onestà intellettuale di dire che nessuno dei soggetti in campo sa come potrà andare a finire questa vicenda. Nessuno lo sa, perché le variabili sono talmente tante che rischia davvero che si esploda l'intera polveriera medio orientale. E allora a quel punto, lasciatemelo dire, la stessa guerra d'Ucraina, se, non dico che sembrerà un fatto così, ma che davvero dal Medio Oriente potrebbe iniziare una terza guerra mondiale, perché quella è una regione che in sé assume tanti incroci, quello religioso, quello nazionalista, quello diciamo degli interessi economici, quelli del petrolio. Apro e chiudo parentesi, noi stiamo discutendo se ha fatto bene l'Europa o meno a finanziare o a togliere quei finanziamenti alle organizzazioni, alle ONG palestinesi. Ma sapete da dove viene una delle dichiarazioni che sono state opportunamente lette
prima di uno dei portavoce di Hamas, beh, venivano dal Qatar, cioè di un paese che noi consideravamo fino ad oggi, come dire, un amico, no? Cioè il Qatar dei mondiali, il Qatar che si... Ecco, invece il Qatar è uno dei paesi del Golfo che in funzione in questo momento anti-saudita sta sostenendo apertamente Hamas. È per questo, Umberto, che la preoccupazione principale in questo momento degli Stati Uniti, tra l'altro Biden ha detto oggi, ha annunciato pochi minuti fa che sono stati uccisi 11 cittadini americani e pare che ce ne siano altri in ostaggio. A proposito, ci sono due cittadini italiani, una coppia di cittadini italiani dispersa, e il ministro Tajani ha detto che probabilmente sono stati rapiti. Ma dico, per questo Biden riunisce cinque Meloni, capi di Stato europei. Biden. La preoccupazione è pianificare una strategia con l'Europa per dire a Netanyahu che non ci sia un eccesso nella reazione. Cioè Biden teme quello che dicevi tu, che una reazione troppo eccessiva possa portare poi a una concatenazione di eventi. Assolutamente sì. Vabbè, ma voglio capire però una cosa, scusatemi. E sì. Quindi uno ti spara 2500 o 5000 missili in bocca, rapisce 150 persone, ammazza, violenta, fa morale la favola, che si deve fare? Si deve chiedere scusa dopo o no? Prego, no, chi vuole rispondere? Secondo me bisogna partire sempre e comunque dalla condanna di quello che è successo. Poi ci possono fare tutti i discorsi, allora, che vogliamo, dire, però, altrimenti ritorniamo all'equivoco qualche volta. Però dobbiamo volta essere chiaro, se oggi Israele non reagisce, certo, a questo reagire? Tipo di situazione, chiarendo che non mi puoi fare questo guaio, Israele non esiste più, viene spazzata via. Anche perché sarà colpita due volte. L'ho detto prima, l'unica anche politicamente. No, perché sembra siamo tutti buonisti. Per me 300.000 riservisti servono 40.000 per proteggere Israele, gli altri per distruggere quello che c'è. Cioè noi dobbiamo essere chiari, non è che voglio fare guerra a fondaio, ma quando l'Iran... Quando l'Algeria, che ci dà il gas e il petrolio, si mettono a dire complimenti ad Hamas, bisogna riflettere un pochetto. Perché se noi non vogliamo che domani mattina Israele sia attaccata e distrutta, perché se Israele tenesse le mani in tasca, io credo che Israele diventerebbe un territorio dove ogni giorno gli arriveranno 5.000 missili sulla testa. Credo che io prima l'ho già espresso, sono certo adesso cerco la paura della terza guerra mondiale. No, io non però, ho la paura, perché bisogna smettere di avere paura. Devono essere anche altri ad avere paura, sennò l'età media di 25 anni di 2 milioni e mezzo persone scende a 12 di anni. Quando prima ho lanciato quella domanda è perché una delle soluzioni è chiaramente l'eliminazione della capacità operativa di Hamas. Perché solo così può ritornare quella tranquillità che dicevamo all'interno di Israele. Ma l'unico modo è occupare la striscia di Gaza. È occupare la striscia. E quindi gli israeliani occupano la striscia di Gaza. Quindi tutti si arrabbieranno, l'Iran comincerà. Quindi scoppia terza guerra mondiale domani mattina. Perché una reazione diversa da questa, purtroppo, oggi non c'è. Non credo che, come sembra, occuperanno la striscia di Gaza e scadere la terza guerra mondiale. Io credo che tutti torneranno mansueti. Se non la occupano, forse sì. Se la occupano, tutti sì. D'altronde, solo noi italiani siamo così cretini da andare a comprare dagli algerini, evidentemente, petrolio e gas, pensando che siano persone sagge. Cioè, qui dobbiamo smettere. Posso dire una cosa? Prego, anche due, quasi. Lei mi deve perdonare. Le voglio dire una cosa prima io. Siccome io ho difeso i palestinesi a Shabra e Shatila, a Burj Barajni, cioè in Libano, e siccome mi sono beccato poi nell'86 invece l'attentato a Fiumicino, a me sta gente comincia a stare un po' antipatica, perché prima pensavo che fossero sofferenti, invece ora penso che siano proprio cretini. Cioè, o si mettono a lavorare, oppure se vogliono continuare a fare la guerra. E mi dispiace, guardi, quando ho visto gente morire per difendere questi signori,
Quindi oggi sinceramente mi stanno qua. Prego, volevo dirglielo prima. Io volevo, mi perdoni Presidente, ma vorrei mettere agli atti il mio disaccordo da questa sua analisi. Lei fa molto bene a metterlo agli atti, perché il mondo si divide in due. C'è chi la pensa in un modo e chi in un altro. Io prendo atto molto, della sua idea differente. Molto più variegato, per fortuna, io ritengo, Presidente. Sono molti modi di pensarla, non solo due. E comunque il mio non collima col suo, e non vorrei che stando e mi fa piacere, però se io oggi stessi a Israele avrei un fucile in mano e entrerei a Gaza. Va bene, mi fa mi dispiace dire. Non è che tutti la devono pensare come me, ma io la penso come mi pare, voglio dire. Certo, e i suoi interlocutori hanno il diritto di pensarla la stessa diversa. Identica cosa, come diceva Pertini, difenderò la sua idea finché evidentemente avrò forza, perché lei diceva, la esprima contro di me. Prima di Pertini. No, le voglio però poi dire che continuerò a avere la mia idea, perché sinceramente a me, se mi porti via 150 familiari, se mi ammazzi 1000 persone perché volevi dare un cenno e poi oggi mi dici che il tuo obiettivo l'hai raggiunto, io ti devo rispondere che io il mio devo ancora raggiungerlo. È scritto sulla Bibbia, occhio per occhio, dente per dente. Lo pensano i musulmani. Sul Testamento. Noi in realtà siamo passati al Nuovo Testamento. Sono rimasto fermo al Vecchio. Va bene. Mi piace di più, lo trovo più affascinante. Va bene. Prego, prego. Di Giovannangeli, l'abbiamo bloccata. Prego, tocca a lei. No, assolutamente. Io vorrei però anche, qui chiederei anche il supporto del generale, che i nostri ascoltatori capissero che cosa significa per un paese sostenere i costi umani, politici, militari, economici di una rioccupazione di un territorio come quello che è stato descritto, con 2.100.000 persone che ci vivono. Generale, mi dia un supporto. Qui non è che stiamo parlando del dovere, della giustezza o meno, stiamo parlando della praticabilità di una rioccupazione. E vorrei sommessamente anche ricordare che c'è Israele dalla striscia di Gaza si ritirò. E chi decise di ritirarsi dalla striscia di Gaza non fu guardato un pacifista, si era un signore che si chiamava Ariel Sharon. Ariel Sharon, quello che era stato passato alla storia, a proposito di Sabra Shatila, dottore, Ariel Sharon era il ministro della difesa. Sì, ma Arafat era un altro individuo, capisce? Io mi sto semplicemente ricordandogli, per fare un po' di storia, che è stato un primo ministro generale, che certo non può essere tacciato di essere un vetero pacifista, uno che era stato definito il generale Dozer per la costruzione degli insediamenti, a decidere di ritirare Israele dalla striscia di Gaza, perché i costi che umani, economici e via dicendo, che Israele avrebbe dovuto mantenere per continuare a occupare quella parte di territorio erano insopportabili per il paese. Giovannangeli, le vorrei però ricordare che un altro nobile palestinese, cioè Arafat, non è mai stato d'accordo con questi signori e ha trovato questi signori a un certo punto un po' impertinenti. Cioè, vede, anche in Palestina ci sono delle correnti politiche. Arafat poteva trovare ad un certo punto il modo di mettersi d'accordo con Israele, come quando venne via dalla città del Libano e che venne fatto passare con tutta la scorta così? Città del Libano. Vabbè, comunque signori, era il 1982, venne fatto sfilare, il generale Angioni mise tutti i suoi soldati in fila e Arafat fu protetto passando tranquillamente, andandosi a rifugiare dove doveva. Però Arafat dopo arrivò anche a idee diverse. Oggi siamo di fronte a gente che sinceramente io credo che abbia voglia di fare una guerra, perché se no non mi spari un missile, me ne spari due. Cioè, certe scene sono brutte. Oggi Israele
per me non si può permettere di dire pari e patta, o siccome mi danno l'occasione di fare la pace finisce qua. E lo chiedo a Bertoldi. Bertoldi, secondo lei? Con lei, ma perché credo che non ci sia una soluzione. Noi sentiamo dai nostri colleghi interlocutori e da molti altri, sentiamo dire tutti i giorni non si dovrebbe fare questo, non si dovrebbe fare quello, forse è un eccesso di legittima difesa, forse è una... è il pretesto per... In realtà dall'altro da questi interlocutori non sentiamo delle soluzioni. Allora, diciamo, la leadership palestinese si è lamentata per negli ultimi vent'anni, anche dopo la fine dell'occupazione della striscia di Gaza, dell'occupazione israeliana e della prigionia dei cittadini palestinesi che sono rinchiusi nella striscia di Gaza. L'unica prigionia che i poveri cittadini palestinesi hanno subito è quella di Hamas, che ha preso il controllo politico e militare della striscia di Gaza ormai da più di 10 anni. Condivido in pieno. Non c'è nessuna possibilità di un'opposizione interna. Scusi Bertoldi se la fermo, ma infatti lei ha centrato il punto. Noi dovremmo cominciare a separare Hamas dai cittadini di Gaza. Cioè, i palestinesi sono una cosa, Hamas è un'altra. Purtroppo, certo. Purtroppo, voglio dire, però stanno lì, in quella zona. Oltre a questo, ma chi sono? Degli alieni, scusi. Ma guardi, io le dico solo una cosa. Guardi, io le dico solo una cosa. Purtroppo, l'azione dà una reazione. Sono parte della società palestinese, ci possa piacere o no, dottore. I Hamas è una parte della società palestinese ed è fortemente radicata dentro la realtà palestinese. Quindi che dobbiamo fare? Accettarli? Però, negativo. No, il problema è rendersi conto innanzitutto... No, ma ce ne rendiamo conto, guardi, per quanto mi riguarda non sono nemmeno israeliano, ma me ne rendo conto. Io cerchiamo di aiutare un piccolo contributo per capire la situazione. Sì. Non stiamo in una partita da curva sud e curva nord. No. Le stavo semplicemente dicendo che io sono stato lì quando ci furono le prime e ultime elezioni in Palestina e a vincere fu Hamas. Certo, ma stavo dicendo... Ma allora lei ha risolto il problema. Se a vincere fu Hamas... io mi sentirei tranquillo se fossi... Guardi, la risposta è facile. Lo sa perché vinse Hamas? Me lo dico. Vinse Hamas perché... Non è una novità. No, vinse no. Contro la corruzione che imperava dentro Fatah e l'autorità nazionale palestinese. Vabbè. Casomai l'Europa dovrebbe interrogarsi sul fatto che è stata finanziata in quegli anni a pioggia l'autorità palestinese senza chiedere conto dell'utilizzo di quei soldi. Ma e alla guardi, fine avvantaggiarsi di questo veniva finanziato, lo so, però veniva finanziato Hamas perché era più ragionevole. Ora noi dobbiamo cominciare a capire se questa guerra finirà un giorno o se la dobbiamo far finire con l'estinzione dell'ultimo palestinese. D'altronde, vedi, i palestinesi hanno una brutta mentalità, io gliela voglio ricordare in modo normale. Loro pensano che dopo la fine dell'ultimo israeliano avranno risolto il problema, e a Israele pensano che dopo la fine dell'ultimo palestinese avranno risolto il problema. Ora, o troviamo un punto di coesione o qualcuno deve finire. Scusi, ma lei posso concludere? Non è che lei sta, per esempio, sta auspicando una soluzione finale, perché insomma, no, non naturalmente, è possibile, guardi, non beh, fino ad oggi la soluzione finale è toccata agli israeliani o meglio agli ebrei. I palestinesi appunto, non l'hanno ancora vista, quindi scusi. Ecco, appunto, ma mica penserà che si possa buttare una bomba nucleare tattica. No, no, ma che bomba nucleare tattica? Guardi, io non penso allora, assolutamente scusi, questo. Scusi, però guardi, senza bomba nucleare tattica. Però io voglio dire una cosa, scusi, se io stanotte le entro in casa, no, e la prendo a bastonate, lei mi vuole tirare una bomba nucleare tattica o vuole che domani rientro in casa sua e le do altre bastonate? Mi faccia capire come funziona. Che vuol dire, scusi, questo? È quello che ho detto. Le ho detto, se le entro in casa e la prendo a bastonate, domani vuole un'altra dose di bastonate o vuole dare una reazione? Voglio capire questo da lei.
Se Masele lo chiede a un palestinese, il concetto di casa sarebbe diverso, lo sa? Lo sa su. Questo? Lo sa? Vabbè. Angeli, non faccia l'ipnotica, io sono vecchio quanto lei. Se lei entra in casa mia e mi dà una dose di bastonate, io voglio un bastone per restituirgliele. Vabbè. No, torniamo al fatto che diceva il collega che i palestinesi pensano che casa loro sia Tel Aviv e tutto Israele. Ma non è casa loro, voglio dire, è antica la cosa. Però, e oltre a non essere casa loro, per chiudere il mio ragionamento di prima, quello davanti a cui noi ci troviamo adesso e rischiamo di trovarci è molto diverso dal passato. Perché? Perché questa la dinamica dell'attacco dei terroristi di Hamas, perché anche se Hamas fanno parte e rappresentano forse gran parte della società palestinese di Gaza, sono pur sempre terroristi. Non possiamo normalizzare il rapporto con dei soggetti di questo tipo e legittimarli come interlocutori, tra l'altro del tutto inaffidabili, oltre che disumani. Tolto questo, ma c'è, ha detto l'Iran, bene, inaffidabili, perché qualcuno che prima mi bombarda, mi porta via 110 persone, dopodiché mi dice adesso quello che devo raggiungere l'ho raggiunto, quindi pace è fatta. Esatto. Cioè, ora, che roba è questa qua? Hanno mirato alla destabilizzazione del Medio Oriente e a far saltare quello che si avvicinava ad essere l'accordo con l'Arabia Saudita. Un accordo fantastico, esatto, che avrebbe risolto problemi. Probabilmente ci sono riusciti visto le dichiarazioni di Riyadh, ma terminata questa fase c'è soltanto il rafforzamento del regime iraniano all'orizzonte. Quindi noi ci troviamo davanti, purtroppo, probabilmente, suppongo personalmente, alla scelta che dovranno fare prima gli israeliani, poi gli americani, poi noi, su come e quanto intervenire, in che misura, per evitare che l'Iran, Hezbollah e Hamas, che sono direttamente dipendenti da tutti i punti di vista al regime iraniano, possano protrarre questi attacchi, allargare le aree di interesse del regime, che sono quelle del regime iraniano, perché domani non potrebbe attraverso altri soggetti terroristici attaccare il Bahrain, ad esempio, che da molto tempo viene destabilizzato dal regime iraniano con operazioni, visto che ci vivono moltissimi iraniani, con operazioni all'interno della società bahrainita. Quindi questo, il rischio di una destabilizzazione del mondo intero e di attacchi terroristici ulteriori al di fuori anche di Israele è imminente, e noi siamo davanti al fatto che abbiamo un unico rappresentante affidabile nostro, fraterno rappresentante, che è quello, è il popolo israeliano, che sta combattendo anche. Gramaglia, il suo punto di vista allora su questa situazione? Su come provare a superarla? Beh, certo. O provare ad affrontarla? Provo a mettermi da un punto di vista che conosco leggermente meglio, che è quello degli Stati Uniti, che mi pare stiano agendo su due piani. Da una parte la solidarietà e la vicinanza di Israele, che è anche immediatamente concreta, perché hanno già dato aiuti e ulteriori armi a Israele, e dall'altra la preoccupazione di evitare che questa fiammata di violenza innescata da Hamas diventi una deflagrazione di tutta la regione. E in questo senso si inserisce la chiamata, la riunione virtuale di queste ore di Biden con i leader di Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, cioè un tentativo di avviare una qualche forma di moderazione diplomatica, non tanto, assolutamente non nei confronti di Israele e di Hamas, ma nei confronti di Arabia Saudita, Egitto, Giordania, i paesi confinanti e che possono, o non confinanti, ma che possono svolgere un qualche ruolo di
come dire, tamponare una situazione potenzialmente esplosiva. Resta il problema dell'Iran, che senz'altro ha avuto un ruolo nella preparazione di questo, di quanto è successo, e poi resta al fondo il problema di una situazione che 30 anni fa, che sono 30 anni esatti dagli accordi di Oslo, sembrava potersi avviare a una forma di soluzione condivisa, e che per radicalismi dall'una e dall'altra parte ha finito per non avere quell'evoluzione e lasciare questa ferita aperta nel Medio Oriente, è un pericolo per tutta la pace mondiale. Gramaglia, lei ha detto delle cose intelligenti, diciamo che intanto poggio il fucile, aspetto una mezz'oretta prima di entrare. Gramaglia, una battuta. Generale, no, Gramaglia ha fatto un'analisi, devo dire, pacata e seria della cosa. Gli stessi americani, mentre ti danno le armi per dire difenditi e comunque fai quello che vuoi, però ti dicono anche datti una calmata, cerca di non fare. Ma nella realtà, adesso anche rispondendo alla domanda di supporto, sì, del giornalista, è chiaro che quando si parla di occupazione della striscia di Gaza non si parla di occupazione in termini permanenti e totali, perché è evidente che non basterebbero le forze per poterlo fare. Si parla evidentemente di operazioni militari finalizzate a raggiungere gli obiettivi strategici, e Israele conosce, perché lo sa bene, perché questo l'intelligence lo sa, dove sono i principali punti di appoggio in termini di armi, di equipaggiamenti. Credo che quello che in questo momento stia ricercando Israele, prima di fare questa irruzione che casomai sarà preceduta dalle forze speciali, è capire dove possono essere stati tenuti in ostaggio, dove possono essere stati messi gli ostaggi. Perché, ma infatti, questo è chiaramente i capi di Hamas non è che stanno nella striscia di Gaza, stanno al mare, insomma, voglio dire, ricordiamoci questo. Diciamo, uno è in Qatar. No, ricordiamoci che il grande problema è che praticamente noi vediamo la striscia di Gaza dall'alto, sì, dovremmo vederla dal basso, no, quello che c'è nelle viscere, certo, e scopriremo anche i bunker sotto gli ospedali, sotto le scuole, nei punti. Si vede anche dal basso, no? Ci sono satelliti che ci permettono di vedere. Ma non tutto. Va bene, ok. Detto questo, vorrei un attimo tornare a De Giovannangeli. De Giovannangeli, voglio anche da lei però una soluzione, allora, diciamo, a questo problema, no? Nel senso che la mia è una soluzione drastica, forte, però è una soluzione. Lei invece, un po' un'analisi alla Gramaglia, qual è secondo lei la cosa che oggi Israele dovrebbe fare? Che mi sembra di capire che lei poi è una persona per bene, che vede tanto gli israeliani quanto i palestinesi, mi sembra, avete capito, per la sua esperienza di vita, voglio dire, un po'. Beh, li ho conosciuti abbastanza. Bravo, infatti, 35 voglio dire, anni ne ho conosciuto e ho intervistato i vari leader, i primi ministri israeliani nonché palestinesi, quindi da questo punto di vista per me è un'equivicinanza quella che ho nei confronti di quei due popoli. Quindi oggi dovresti dare un suggerimento? La devo deludere, caro direttore. Io non credo che ci sia una soluzione. Non credo che ci sia oggi una soluzione. Perché se ci fosse stata, si sarebbe dovuta realizzare già da diverso tempo. Doveva essere una soluzione quella che si fondava sul principio di due popoli, due stati. Purtroppo questa cosa non è più realizzabile, non è realizzabile sul terreno, non è realizzabile rispetto a quell'odio di cui parlavamo in precedenza. Si deve semplicemente in questo momento attenuare gli effetti più devastanti. Se questo passa anche per un'invasione, diciamo così, limitata nel tempo di Gaza, perché Israele possa poi a un certo punto dimostrare quello che diceva lei, cioè di non essere vittima sacrificale dei suoi nemici,
bisogna metterla nel conto, ma che da questa vicenda se ne possa uscire con una soluzione politica, cioè dopo la guerra prepariamo la pace. Guardi, questa cosa io spero un giorno di poterla raccontare prima di morire, però la vedo molto ma molto difficile. E mi lascia aggiungere anche una cosa per ultimo, e questo è un dovere storico. Vede, a suo tempo ad un primo ministro israeliano che aveva combattuto tutta la sua vita per la sicurezza di Israele e che poi perse la vita perché aveva cercato un accordo di pace con i palestinesi, Yitzhak Rabin, ricorda bene, no? Sì, sì. Fu chiesto a un certo punto, ma lei quando era ministro della difesa, era all'inizio della prima intifada, perché voi avete sostenuto a quel punto, in quel momento Hamas, senza in qualche modo invece attaccarlo frontalmente? E perché in quel momento Hamas era funzionale a che cosa? Ad essere una controparte rispetto all'autorità nazionale palestinese, a Fatah, di Arafat, che era visto come il principale nemico. Lo sai cosa dite? Cosa disse Rabin? Aveva ragione, avete ragione. Quello fu un grandissimo errore da parte di Israele. Giovanangeli, mi dispiace per tutti, la chiacchierata è stata molto interessante, qui è venuto fuori che uno è un guerrafondaio tra noi, gli altri sono pacifisti, no, senza soluzione, però purtroppo tra 30 secondi finisce la nostra trasmissione e ci levano proprio la linea, quindi io comincio a salutarvi, vi saluto tutti, e guardate, io non sono un amante della guerra, però se mi entrate in casa e mi date delle bastonate, purtroppo... Se vi levo il bastone vi darò le stesse bastonate, quindi penso esattamente come gli israeliani. Spero che qualcuno lì sia più saggio di me, perché sennò io stanotte entrerei all'interno della striscia di Gaza. Detto questo, signori, vi saluto. Purtroppo non siamo noi, o fortunatamente non sono io lì a comandare. Ognuno la deve pensare come meglio crede. Io la penso così. Buonanotte a tutti e buonanotte anche a voi. Buonanotte.